Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore. Questa terza domenica del tempo ordinario da alcuni anni è stata dedicata da Papa Francesco alla parola, la chiamiamo la Domenica della Parola, cioè a riscoprire e ritrovare sempre la centralità della scrittura nella nostra vita. La parola di Dio non è così solo una raccolta utile per la vita spirituale. La parola di Dio è si può descrivere in tanti modi: è un seme che porta frutto, è una lampada per i nostri passi, è un'acqua che disseta la sete profonda del cuore, è una luce che illumina la vita. Insomma, la parola di Dio è una spada anche, no? Sono tutte immagini tratte dalla scrittura stessa, che trafigge il cuore, che cambia la vita. E allora oggi ascoltiamo questo bellissimo racconto di Marco che ci dice il primo annuncio di Gesù, la predica più breve della storia. Gesù comincia la sua missione, il suo apostolato, e annuncia: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco, due indicativi e due imperativi. Ecco, il tempo è compiuto, il tempo della promessa, il tempo dell'attesa, ma si potrebbe anche dire il tempo si è riempito, si può tradurre anche così, è arrivato a pienezza. Si è riempito di cosa? Si è riempito di senso. Questo tempo che scorre apparentemente sempre uguale, circolare, come dicevano i greci, tornando sempre su se stesso, non c'è niente di nuovo, dice Gesù: no, questo tempo si è riempito di significato, di novità, perché il regno di Dio, la signoria di Dio, si è fatta vicina. Si è fatta vicina attraverso di Lui. È Lui il regno di Dio che si fa vicino. È Lui che apre strade nuove, Lui che dà l'accesso a questo regno. Ecco, il regno di Dio si è fatto vicino, allora se Dio ti tende la mano, se il Signore si fa vicino, allora, conseguenza, convertitevi e credete alla buona notizia. Vangelo vuol dire buona notizia, no? Convertitevi, cambiate vita, cambiate modo di vedere le cose. Ecco, sarebbe proprio cambiate mentalità. Secondo la mentalità greca, no? Cambiate testa, ma per un ebreo che era più pratico, cambiate strada, sarebbe, cioè siete su una strada sbagliata, prendete la strada giusta, credete nella buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia è appunto questa, è che il regno di Dio si è fatto vicino, è che l'amore di Dio ti sta tendendo la mano, ti sta raggiungendo. E allora questo regno di Dio che si fa vicino diventa concreto, concretamente, subito dopo, chiamata, vocazione. Se Dio ti vuole bene, ti chiama, ti coinvolge, ti tende la mano per farti entrare insieme a Lui in quest'opera bella di salvezza per te e per i tuoi fratelli. Chiama, coinvolge, chiama, si unisce, sta insieme all'amato e condivide i suoi progetti, i suoi sogni. Così fa Dio con noi. Dio vuole starci vicino e vuole condividere il suo desiderio di felicità, di gioia per tutti attraverso di noi. Ecco, allora anche noi accogliamo questa buona notizia, ascoltiamo la parola di Dio,
e mettiamola in pratica. Scopriremo la gioia del Vangelo, come dice Papa Francesco, Evangelii Gaudium.